Buongiorno a tutti, buon mercoledì. Siamo qui anche oggi sulle orme del Maestro, sulle orme del Signore Gesù, per fare un altro passo dietro a Lui. E anche oggi, come negli scorsi giorni, ci lasciamo condurre dall'annuncio di Gesù sull'opera dello Spirito Santo. All'interno dei discorsi di addio, durante l'ultima cena, che il capitolo 16 del Vangelo di Giovanni ci consegna, preparandoci alla festa dell'Ascensione al termine di questa settimana. Nella giornata di oggi procederemo di un altro passo nell'ascolto di queste parole di Gesù e ascolteremo quindi dal capitolo 16 i versetti dal 12 e al 15. Però prima di metterci all'ascolto della parola di Dio, invochiamo la presenza dello Spirito Santo perché scenda su di noi e ci aiuti a pregare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Dio nostro, aiutaci a mettere tutta la nostra fede in Gesù Cristo, tuo Figlio, separandoci dai costumi del mondo. Noi siamo chiamati alla speranza. Aiutaci a prendere su di noi il tuo giogo leggero, questo dono che ci salva dalla nostra condizione mortale e fa di noi degli esseri partecipi della tua divinità. Padre Santo, aiutaci a compiere le tue parole fino alla morte, perché possiamo vederti faccia a faccia. Noi siamo stranieri sulla terra, che le ferite quotidiane facciano di noi degli imitatori di tuo Figlio, perché Egli illumini quelli che lo cercano. Rendici simili a te attraverso l'amore, o Dio tre volte santo, che vivi nei secoli dei secoli. Amen. E ci poniamo ora in ascolto della parola di Dio, del Vangelo odierno, che è sempre dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetti dal 12 al 15. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Oggi il Signore si sofferma su quello che è il compito principale del Paraclito, il compito principale dello Spirito Santo. Lo Spirito Paraclito è guida dei discepoli all'interno delle cose di Gesù. Ed è una guida che proprio conduce lungo la via. Il verbo greco che esprime questo concetto ha in sé l'immagine della via. E questo non può non richiamarci, sapendo che Gesù è la via, la verità e la vita, ha proprio il fatto che è lo Spirito di Gesù, è la personificazione, la presenza di Gesù che ci guida all'interno delle cose sue. Non potrebbe neanche essere altrimenti. Ci guiderà dunque lo Spirito, così come in Apocalisse l'agnello immolato guida i santi alle acque della vita. E ci guida non a nuove rivelazioni dopo la sua morte, bensì a comprendere dopo la sua risurrezione
in modo pieno quanto egli ha compiuto, quanto egli ha detto e tutto ciò che fa parte dei misteri, cioè degli eventi della sua vita. Lo Spirito, dice il Signore Gesù, ci guiderà lungo la via della verità tutta intera. Quindi, grazie al dono dello Spirito, che come abbiamo scoperto ieri, è dato perché abiti in noi, allora, grazie a questo dono, noi possiamo progressivamente giungere a cogliere tutto del mistero di Dio. Questo avviene ovviamente per grazia, non è qualcosa che possiamo guadagnare con le nostre forze. E il Paraclito in questo è il maestro interiore, colui che prolunga dentro di noi il parlare di Gesù. Non è un caso che lo invochiamo ogni volta prima di metterci in ascolto della parola di Dio. Non è un caso il fatto che lo invochiamo prima di ogni nostra attività, proprio perché le parole di Gesù risuonino dentro di noi, perché vengano da noi comprese e perché quindi le nostre azioni, i nostri pensieri possano essere da esse guidati. E ovviamente le cose future di cui parla non ci devono far pensare a chissà quale profezia o previsione del futuro in senso umano. Piuttosto si tratta di capire in tutto il nostro presente, in tutto il nostro futuro, giorno dopo giorno, fino alla fine della vita, che cosa c'entra con noi, con i nostri fratelli e sorelle, con ogni generazione umana, ciò che Gesù ha detto e ha fatto. E lo Spirito lo fa nella verità, perché è Spirito della verità, smascherando la menzogna che ci abita, come abbiamo detto un po' ieri, e suscitando in noi l'amore, perché è spirito di amore. Quell'amore che permette di rendere presente l'amato, anche nel momento in cui non lo vedo davanti ai miei occhi, e che mi permette di comprendere le sue parole. L'invito quindi è a non cercare di affannarsi riguardo al futuro, perché l'attesa e il tentativo di prevedere il futuro non serve altro che a ingannare l'angoscia del presente. L'unica cosa futura certa è il regno di Cristo, venuto a salvare il mondo. Ed è in questa luce che noi siamo chiamati a vedere il presente. Ciò che è accaduto a Lui accade e accadrà ad ogni discepolo. In questo senso, quindi, l'azione dello Spirito ci permette di guardare il mondo con gli stessi occhi di Gesù. Come Gesù ha preso dal Padre, così anche noi prenderemo insieme con Gesù ciò che è del Padre e guarderemo il mondo con i loro occhi. Allora chiediamo allo Spirito di aiutarci a non preoccuparci del futuro, ma chiediamogli piuttosto la saggezza, la sapienza di saper guardare al nostro presente, al nostro futuro e a quello dei nostri fratelli con gli occhi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E allora, a conclusione di questo tempo di breve meditazione su queste parole del Signore Gesù, chiediamo anche la sua benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata e ci rivedremo domani ancora sulle orme del Maestro.